Benvenuti a bordo, viaggiatori! Sono Grizzly e questo è Diario di Viaggio on the road. Nello scorso episodio abbiamo parlato di supereroi. Andiamo a completare questo discorso di supereroi e parliamo un pochettino di implicazioni etiche. Diciamo di vivere nel ventunesimo secolo che stiamo vivendo in questo momento, abbiamo la tecnologia del ventunesimo secolo del 2022, ma in questo mondo in cui viviamo abbiamo anche i supereroi. Non mi riferisco ai supereroi con il super portafoglio a fisarmonica, quindi persone normali ma con grandi risorse economiche, ma di supereroi che hanno veri e propri superpoteri. Questo per semplicità diretta, perché persone che hanno il super portafoglio a fisarmonica esistono tuttora e qualche implicazione etica la vediamo già attualmente, ma parliamo appunto di persone con dei superpoteri. Una persona o più di una persona tipo Superman. Che implicazioni avrebbe questo nel mondo in cui viviamo? Nel mondo magico di Harry Potter abbiamo lo statuto di segretezza che tiene nascosta l'esistenza dei maghi ai babbani. Questo perché, come ci spiega anche il buon Hagrid nel primo romanzo, altrimenti i babbani vorrebbero risolvere qualsiasi problema, anche i più stupidi, utilizzando la magia. E in fondo il ragionamento fila, e probabilmente una delle basi per le quali un supereroe avrebbe un'identità segreta, molto probabilmente anche nella vita reale, questo sarebbe vero perché una delle possibilità più probabili sarebbe quella che il supereroe c'è e a disposizione magari dei governi, delle entità, delle autorità, nelle situazioni nelle quali sia necessario intervenire sfruttando uno specifico superpotere, dove non ci arrivano i macchinari o le tecnologie che abbiamo in questo momento, potrebbe avere quel minimo di senso, ma dopodiché si cercherebbe probabilmente di evitare di avere il supereroe che fa ogni genere di cosa come mera cortesia. Oppure no? Oppure potrebbe essere corretto questo discorso di avere a disposizione delle persone che hanno dei superpoteri e quindi continuare a sfruttare le persone che hanno superpoteri, sfruttarle letteralmente H24? Hai la vista a raggi X, per quale motivo devo utilizzare delle macchine per fare delle lastre radiografiche? Chiamo te e ti faccio fare le radiografie ogni momento! E questo però, un po' come era avvenuto con il discorso sull'etica dei viaggi nel tempo, che ne ho parlato un po' di tempo fa, il principio è anche quello che l'assenza di superpoteri ci spinge a cercare di essere molto più inventivi, a trovare delle soluzioni geniali a dei problemi importanti, anche a dei problemi complessi, volendo restare nel discorso eroistico e supereroistico. Se abbiamo delle persone che sono, per esempio, nelle macerie di un palazzo crollato, cioè appena stato questo crollo, stiamo cercando i sopravvissuti, allora ecco che si cercherà di utilizzare ogni genere di tecnologia disponibile, per esempio rilevatori del segnale del cellulare o cose di questo genere, delle telecamere, si chiamano boroscopi, queste telecamere di precisione che possono entrare negli anfratti e vedere se c'è qualcosa dentro, no? E magari avendo a disposizione un superpotere sarebbe molto più semplice, perché ok, usa la vista a raggi X, guarda sotto quelle macerie, c'è qualcuno, sì, lì c'è qualcuno, usa la superforza per spostare quella trave pesante tonnellate, facendo in modo che si possa tirare fuori questa persona. Sì, sarebbe bello, ma alcune delle tecnologie che abbiamo, come i boroscopi di emergenza, sono state sviluppate proprio per risolvere il problema di poter andare a guardare sotto le macerie in situazioni di pericolo, non avendo a disposizione la vista a raggi X, e quindi avendo a disposizione superpoteri, questo non potrebbe farci riposare sugli allori? Non c'è bisogno di andare a migliorare questa tecnologia che potrebbe salvare molte vite umane, perché tanto ci abbiamo Superman che c'ha la vista a raggi X, può andare a controllare sotto le macerie, quindi non ci serve sapere se c'è qualcuno sotto le macerie con uno strumento che richiede magari una preparazione di diversi minuti, poi trovare la persona e poi va a capire come liberare quella persona, quando basta Superman, vista a raggi X, ecco, lì sotto c'è una persona, un super soffio, un super dito per spostare una super trave di cemento armato, una super putrella si sposta via e abbiamo liberato questa persona. Non
ci potrebbe essere questo tipo di implicazione. E per l'appunto, avremmo l'identità segreta per non scocciare il supereroe ogni momento, come la sorella del film Encanto, chiedendogli ogni momento di, non lo so, ruotare il palazzo per metterlo in una posizione migliore rispetto al sole? Oppure no, potremmo avere queste persone che hanno superpoteri, che diventano i nuovi influencer. Immaginate un Superman con il profilo TikTok mentre fa i suoi salvataggi, una cosa di questo genere, no? Beh, voi che cosa ne pensate? Secondo voi quali potrebbero essere le implicazioni di avere delle persone con dei superpoteri, dei veri superpoteri fantascientifici, in un mondo come quello attuale, con la tecnologia attuale? Avrebbero delle implicazioni positive, o per avere delle implicazioni positive bisognerebbe lavorarci molto alle spalle, bisognerebbe avere molto lavoro alle spalle? Secondo voi dei supereroi nella vita reale dovrebbero avere l'identità segreta e mantenere moltissima riservatezza, oppure potrebbero essere dei personaggi particolarmente pubblici, però con il rischio che tantissimi vengano a scocciarli per ogni genere di cosa? Guarda, ho bucato la gomma, non trovo il crick, mi tieni sulla macchina un minuto che cambio la gomma? Come sempre parliamone nei commenti qua sotto, oppure su Twitter con l'hashtag di VOTR. Bene, io sono Grizzly, come sempre grazie, mettete pollice in alto e condividete con gli amici, iscrivetevi al canale, è gratuito e assumerete subito quel buon profumo di nuovo iscritto che ci piace così tanto. Vi ricordo il canale Telegram per le notifiche. Qua in alto trovate lo scorso episodio, in basso un video che secondo YouTube potrebbe interessarvi, cliccate sulla mia faccia per iscrivervi al canale, e noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!